Abbiamo la fortuna di avere entrambi Ari. Allora, Matteo Russo e Claudio Rico, rispettivamente prima e seconda carica della Pallavolo Cerignola, siete qui per questo importante evento. Sport, salute e benessere. Quanto è importante questi tre aspetti nel mondo della pallavolo e soprattutto per il vostro sport che vi compete? È importantissimo perché sono due ambiti che vanno a stretto contatto tra loro, sport e quindi il benessere, non solo fisico ma anche mentale. Quindi non si parla solo di salute in senso fisico. Le nostre ragazze possono dare una grossa testimonianza in tal senso proprio perché facendo una vita da atlete provano ad avere uno stile di vita abbastanza insomma, salutare, e quindi siamo contenti di essere qui e magari di dare il nostro contributo per le generazioni future. Claudio? Mi associo a quello che ha detto Matteo e aggiungo che comunque avere una corretta alimentazione, avere una corretta attività fisica porti comunque un atleta in qualsiasi sport, che possa essere dalla pallavolo alla podistica, al basket, al calcio, a raggiungere risultati importanti sia personali a livello fisico che comunque a livello di squadra. Senti Matteo, domanda inevitabile anche perché non si può esimere da questo: mercoledì gara 2 di finale promozione per la Serie B contro Messani, all'andata non è andata certamente bene e ovviamente avete molta voglia di riscattarvi anche se l'avversario è veramente ostico. Sì, ci aspetta una gara 2 abbastanza tosta perché loro sono una corazzata, hanno dimostrato sia in gara 1 che nel percorso giovanile, sono in finale con tutte le rappresentative giovanili, sono alle finali nazionali, quindi meritano il rispetto. Detto ciò, noi siamo consapevoli della nostra forza e contiamo tanto sul fattore Paladineo, quindi siamo fiduciosi per gara 2. Grazie ad entrambi. Grazie a te. Perfetto.